La pessima figura dell'italico calcio ai recenti mondiali e l'assoluta mancanza di giovani in Italia con il pallone fra i piedi nelle piazze, specie dopo la chiusura degli oratori, ha partorito in Genova un'iniziativa nuova che sa d'antico: l'apertura di un campetto per giovani leve in pieno centro storico, sede del calcio di una volta, con il campo Maciantelli in Piazza delle Erbe. E abbiamo deciso di, grazie agli sponsor, al football, Just Football, ML Parrucchieri e Alangoglia, e a riuscire a creare un fondo che riusciamo a finanziare gli affitti del campo, un po' di palloni, un po' di queste cose qua. E ovviamente abbiamo fatto questa scuola calcio, grazie anche al Pieve, perché lavoriamo col Pieve anche. E ovviamente abbiamo fatto queste serate che andranno qui fino a maggio, giugno, con l'obiettivo di far divertire e giocare tutti i bambini. Vorrei ricordare, come ha detto Marco, l'assoluta gratuità del progetto, l'apertura a tutti e soprattutto alla meritocrazia, ed è un ottimo processo di aggregazione che speriamo coinvolga tutta la gente del quartiere e chiunque sarà benvenuto. Qui rodati allenatori invitano giovani leve dai 5 ai 15 anni, con allenamenti da febbraio in poi, il mercoledì e il giovedì dalle 18 alle 19. Unico requisito obbligatorio, il buon profitto scolastico, a dimostrazione che la passione per il calcio può essere una leva anche per una buona condotta di vita. Questo è il più piccolino in assoluto. Come ti chiami? E quanti anni hai? E quanti anni hai? Dimmi un po'. Quanti anni hai? Cinque!